Ciao ragazzi, rieccomi ancora qui stasera, vestita sempre come nell'altro video perché ho voluto dividerli perché sennò veniva, mi sa, un po' troppo lungo. E questa sera volevo parlarvi di due acquisti in campo di riviste. Mi sono un po' flippata per le riviste di trucco, di capelli, eccetera, eccetera. E allora stavo cercando disperatamente una rivista, non l'ho trovata, l'ho trovata poi oggi. Allora, ieri ho preso un'altra rivista che si chiama BQ Magazine. Non so se voi la conoscete. È una rivista appunto che è moda, stile e bellezza. E diciamo che questa è più una rivista per non parrucchieri neanche, comunque. Più sui capelli, mettiamola così. Ci sono infatti dei tagli, si vedono molto bene i tagli, ad esempio, piuttosto che ce ne sono comunque anche di molto belli, tra l'altro. Di molta pubblicità riguardo a prodotti di capelli. Oppure l'ultima moda sui vari tagli, ad esempio questi qua molto carini, quello in mezzo mi piace, anche questo qui è bellissimo, con una bella frangiona. E comunque però quello che mi è piaciuto è che fanno vedere molto bene, oltre vabbè che le acconciature eccetera eccetera, anche fanno proprio delle foto tutta pagina con si vede bene anche il trucco, quindi ci sono molti modelli a cui ispirarsi, mettiamola così, no? E questo giornale, questo mese, no, è un mensile o bimestrale, non lo so. No, è in. Non so neanche perché c'è scritto autunno 2010, quindi è ancora del 2010. E questo, comunque, in questo giornale, questa volta qua c'era anche la versione in spagnolo del 2009, tra l'altro, ma era soltanto un abbinato. BQ sta per Beauty Qualified Magazine. E questo, in questo qui ci sono. Nonostante sia scritto in spagnolo, quindi per me è incomprensibile, ci sono comunque più look che si possono riprodurre. Ad esempio, ne ho visti qualcuno. Beh, c'è ad esempio una parte proprio. Ad esempio, questo smoking, bellissimo. Oppure. Ah, ecco, c'è un passo a passo per quanto riguarda però le acconciature piuttosto che i tagli. Vedete quello che si è visto prima, però quello che comunque mi ha fatto dire, vabbè, per il prezzo che è 12,90 euro, due giornali in più, c'era dentro anche questa simpatica piastrina minuscola di quelle piccoline, vedete, rosa shocking. E questo è di questa marca qui, Vida, che fa anche prodotti per capelli. E niente, con 12,90 euro c'erano questi due giornali, questo qua. E devo dire che comunque la piastra fa il suo dovere, cioè io la uso per la frangia che trovo difficile anche con la piastra sottile farla lisciare i capelli, diciamo. Oggi invece, e ancora non l'ho aperto, quindi vi farò vedere qualcosa a voi, ho trovato finalmente il giornale che tanto desideravo, cioè questo qua, Trucco e Bellezza. Ed è forse l'unico giornale interamente dedicato al make up, alla bellezza, eccetera, eccetera.
Ed è molto difficile nella mia zona da trovare, io ho dovuto prenderlo appunto a Novara e non nella mia zona. Costa 5,90 euro, quindi costa abbastanza, è un bimestrale e si può fare comunque l'abbonamento da internet. Mi sembra che costa 31 euro l'abbonamento per 6 numeri. E in questo numero appunto si parla di Cipria. Si parla delle nuove proposte per l'inverno 2011, si parla di occhiali, come farli diventare complici del make-up, e body painting e nuove make-up step by step. E questo è il giornale, scusate il casino che c'è qua. Questo qui è il giornale. Sono 110 pagine. Appunto, allora, queste sono, c'è un look molto scuro sul blu. E vedete, un trucco comunque molto elegante, blu con delle labbra scurissime, blu, tendenti anche al blu, e comunque con un fondotinta che rende l'incarnato tipo porcellana. Ci sono delle sopracciglia super pettinate, maschera trasparente. È un nude sugli occhi proprio. E questo appunto riguarda il blu scuro. Questo è un altro look invece un po' più sofisticato, con questo blu anche sotto le palpebre. Si parla di trucco permanente, si parla già del fantastico Cosmo Prof, e questa volta devo riuscire ad andarci assolutamente, che è il 18, il 20, dal 18 al 21 marzo. Parla ancora di trucco permanente, qui invece di, come si vede, body painting. Body painting spiega appunto come le varie figure, eccetera, eccetera. E poi della Cipria, la polvere delle meraviglie. E questo è di Stefano Anselmo. Vedete, qui ce ne sono le sue. C'è un po', si parla proprio di Cipria, di vari tipi. Poi il salotto buono, con i vari stilisti. Questi trucchi un po' particolari. Questo molto freschi, nude per ragazze. Poi invece qui si parla di questa make-up artist francese. C'è un mamma, non sapevo come dire, un'intervista, ecco. E poi c'è, ecco, il primo step by step, dove appunto fa vedere tutte le varie fasi. E un altro look, sempre step by step, e questi sono svariati. E poi tecniche di applicazione dell'ombretto, palpebra scura e palpebra chiara. La nuova stagione con appunto le varie tendenze, appunto, qui c'è Dior, questo qui è fatto veramente molto bene, costa, però è fatto bene. Adesso volevo darvi una sfogliata in generale. Ci sono appunto i prodotti, c'è
il trucco con gli occhiali, un altro trucco step by step, un altro sempre molto colorati. E niente, ho fatto comunque tutto così. E niente, quindi vi ho fatto vedere un po' com'era questo giornale. Dicevo, appunto, ricapitolando, costa 5,90 euro, è un bimestrale, questo qui è il gennaio-febbraio 2011. Insieme a questo, cioè, nel senso, della stessa linea, che è una casa editrice che si chiama E Bellezza, mi sembra, qualcosa di simile. Della stessa c'è anche Unghie Bellezza, mi sembra, e facendo l'iscrizione si può chiedere un numero gratis di o Unghie Bellezza o un altro. Comunque sul sito www.ebellezza.it c'è scritto tutto. Secondo me, comunque, se siete appassionate come me, vi piace leggere, vi piace copiare i vari look, eccetera, eccetera, secondo me questo è buonissimo. Io l'ho visto su internet e sono andata a cercarlo subito, ovviamente. Ci ho messo un po', ma l'ho trovato. Spero di avervi reso l'idea di com'è questo libro, questo giornale, scusate. Ditemi se anche voi l'avete preso e cosa ne pensate, o se avete qualche rivista specifica del trucco da consigliarmi. Io ovviamente per il trucco vi suggerisco questo, per lo styling generale forse, o anche per i capelli, eccetera, eccetera, altro. Poi so che ce ne sono anche altre, ma sono un po' più smilzi e questo non sempre è la stessa roba. Niente, fatemi sapere qualcosa. Un bacione. Ciao.